Impossibile, alte protezioni, ruffianeria di Stato, leccaculismo diffuso, no, bigottismo universale, solidali, sono moderati, moderati un cazzo! Buonasera Bruno, sì, siamo nella sede di Torino della Lega Nord. Qui accanto a me c'è l'onorevole Borghezio, che è tornato questa mattina all'alba con queste persone. Ecco, stanco ma soddisfatto? Sì, certamente, è stata una giornata straordinaria e poi soprattutto si è ottenuto un risultato politico che sembrava irraggiungibile, quello di dare con le 100.000 presenze di padani pacifici, democratici, ma molto determinati, alle forze politiche romane che fino adesso parlano. Scusi, è permesso, scusi, non vorrei urtarla. Dai una spruzzata bene qui, anche qui. Scusa, è permesso. Scusi, eh. Scusi, eh. Scusi, eh. Perché tu fare questo? No, scusi, ci tolgo un attimo, perché potrebbe cautamente finire sulla testa. Dai, non sputare! Mi sto portando da uomo. Io mi sto comportando da persona civile e non voglio sporcheria sui treni dello Stato italiano. C'è stato solo un piccolo incidente. Le due ragazze nigeriane hanno protestato perché qualche goccia del liquido deve averle sfiorate. Bella Milano, se si potesse vedere. Manco di panna spaso orientativa. Un'aria libera, con voci, libertà, 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 libertà. Questo dice con la faccia di merda di papà mia. Quando presto, finalmente, la Padania l'avrà cacciato a calci in culo da Verona, avremo il piacere di dare questa casa popolare a una famiglia di operai veronesi. Arrivederci, io non ho niente, era che cosa? Io volevo, usa di andare, eccetera, vabbè, o parabrezza, io non voglio che ti che sta, io non lo parla lì. A poco sono gli che io già ne pigiamo fabbri, non ne dicevo, non vado disgraziato, che non volevo dire niente, no? Allora ci potevo dire, ci sono qua, no, io sono stato fortunato, eccetera, allora mi scomodo, non me ne potete fare niente, eccetera, sapete che vi dico, sapete che vi dico, che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Ma vuole rispetto per noi, per la nostra gente, per la gente umile, che lavora, che produce, che si ostina a mantenere Roma ladrona che non fa un cazzo, ma la cui pazienza ha un limite, la cui pazienza ha un limite, cari signori di Roma, d'opposizione di governo, cari signori alleati, la pazienza dei padani ha un limite. Io ho ascoltato con piacere l'urlo spontaneo nato da questa piazza quando il ministro, qui il militante Roberto Calderoli, ha pronunciato quella parola che ci evoca tante battaglie, ci evoca il futuro, secessione! Solo la nebbia! Sapete, solo la nebbia! Io sono stato il primo politico torinese a metter piede nella prima moschea che è stata inaugurata a Porta Palazzo. E questo dimostra che da parte mia e da parte della Lega non c'è mai stato un sentimento xenofobo, meno che mai razzismo o spregio verso questa religione. C'è stato un atteggiamento di apertura, di cordialità, di disponibilità. Pensate se ai nostri nonni avessero raccontato che noi ci lasciamo togliere i canti natalizi da una banda di cornuti islamici di merda! Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutti questi, tutte queste palandrane del cazzo
che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive che nessuno controllava in questo paese di Pulcinella, con questori e prefetti che prendevano 10 milioni al mese, non facevano un meritato cazzo per andare a cercare i veri sovversivi, quelli che organizzavano le reti islamiche. La Lega aveva indicato per tempo in Viale Jenner un covo di cornuti islamici bastardi che bisognava buttare fuori a calci nel culo. Solo la Lega! Solo la Lega! Dove andiamo a quel militare là? A quello? A che sei pazzo? Quello deve essere un generale austriaco, non lo vedi? Va bene, siamo alleati. Siamo alleati? Cioè, è vero, siamo alleati. Apri le orecchie! Apri le orecchie, Casini Buttiglione! Noi non moriremo democristiani! Noi moriremo liberi! Liberi! Con Mosci liberi! Liberi! Panaglia libera! Euskadi libera! E statalisti! E governi statalisti, vecchi regimi, il vento della Panaria li spazzerà. Viva i popoli baschi, viva la Panaria. E il nostro consigliere regionale Galli, condannato a 10 mesi per offese al tricolore, ci hanno rotto i coglioni con questi reati, loro i ladri di Telecom Serbia, loro i mangioni, i ladri, i mafiosi di Roma, ci hanno rotto i coglioni. Detto con grande calma e con tutta la moderazione possibile. Che nebbia della Madonna si taglia con il coltello. Che nebbia della Madonna si taglia con il coltello. Sì. Sì. Porca miseria, beccato stavolta. Buonasera. Glielo diamo noi il voto agli extracomunitari. Così glielo diamo il voto. Vogliono l'8 per 1000, noi siamo gli arabi, no. Noi siamo generosi, molto di più, gli diamo il 1000 per 1000 di clandestini buttati fuori a calci in culo. Ce lo ricordino sempre il merito storico di Bossi e della Lega, perché questa è la nostra storia, la storia di un movimento che è combattimento continuo, non poltrone, non privilegi, non onori, ma lotta dura, perché noi siamo un movimento di lotta e di libertà. E adesso vi devo presentare un figlio della mignotta longobardo che ha scelto la magica Roma come ragione di vita. Tatuaggio, tatuaggio, tatuaggio. Grazie, siete molto gentili, però io purtroppo non posso farlo, tatuaggio, perché c'ho il posto allo stadio, anzi è già tardi, vado. Arrivederci, grazie. Fermo, destro! Di gioia. L'altro giorno ci hanno fermati, non avevamo né mazze né bastoni, qualche fiaccoletta innocente, certo qualche filo di palandrana se prendeva fuoco non c'era niente di male, ma questi imam che confondono il nostro paese con una terra di conquista, se lo mettono bene in testa, o provvede lo Stato con la nuova legge o andiamo a pigliarli noi uno per uno per la barba e li buttiamo fuori a calci nel culo dalla Panaria e dall'Italia. Parole caute e moderate. Cazzo, questa è la Lega che vince, Berlusca coi zumi e Bossi e la Lega sono i suoi guerrieri. Gli facciamo un culo così, se siamo uniti, se siamo forti, piemontesi, lombardi, veneti. Excusimi. Sega. Bittichen. Noio. Sega? No. Ha capito? Capito. Dopo ti spiego. Noio, volevan savoir. Noio volevan savoir l'Idris. Ja. Ja. Ma bisogna che parliate l'italiano, perché io non vi capisco. Parla italiano! Parla italiano! Complimenti! Complimenti! Parla complimenti. Italiano, bravo! Ma scusate. Dunque... Ma dove credevate di essere? Siamo a Milano appunto, qua. Appunto, lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare. Andare. Sa, è una semplice informazione.
Sentite. Sì, sì, signore. Se volete andare sì, al manicomio, sì, signore, vi accompagno io. Sì, signore. Ma guarda un po' che roba. Ma da dove venite voi? Dalla Val Brembana?